Sono stati confermati 200.000 euro per gli interventi di rifacimento a Cologna Spiagge nelle zone nord e sud di Roseto e nel frattempo si attende la consegna dei lavori per il rinforzo delle scogliere a Roseto Nord, nel tratto tra il Lido Sahara e il torrente Borsacchio, finanziati con 800.000 euro dalla regione. Per il rifacimento, dunque, sono riconfermate le zone dello scorso anno, le più critiche, ovvero Cologna Spiaggia a nord, Roseto Nord e a sud del Pontile, anche se gli operatori turistici attendono i lavori per le scogliere, gli unici che potrebbero attenuare il problema erosione. La protezione della nostra costa, che è uno dei valori aggiunti del nostro turismo, dell'attrazione turistica appunto di Roseto e degli Abruzzi, è da implementare. Regione Abruzzo ascolta la nostra voce, c'è un'ottima collaborazione e dopo i 900.000 euro per interventi strutturali di protezione, scogliere, stiamo predisponendo la fattibilità e poi la progettazione per attuare un progetto che sia risolutivo sul Roseto Sud subito dopo la stagione estiva. Questi 200.000 euro invece vanno ad agire in maniera immediata su quel fenomeno che si chiama rifascimento, che non è l'optimum per chi amministra, per chi deve guardare nel lungo periodo, ma in questo momento bisogna anche pensare alla prossima stagione. Quindi stiamo predisponendo la progettazione, i lavori di certo saranno svolti prima della stagione stessa e quindi grande ringraziamento agli uffici che si sono messi al lavoro già dalla comunicazione che è arrivata nelle scorse ore. Sindaco, cosa possiamo promettere ad operatori turistici e soprattutto ai visitatori? Sicuramente noi promettiamo che il Roseto non si farà, ma si è fatta già trovare pronta nella sua accoglienza, nella sua manutenzione, nella sua bellezza. Dicevo che la spiaggia è sicuramente un brand, ma la riserva del Borsacchio, piuttosto che i nostri borghi, diciamo, hanno sicuramente un unicum. La spiaggia sarà pronta, la spiaggia centrale lo è da tempo, grazie agli investimenti fatti negli anni 70-80 sulle scogliere. Oggi invece è importante proteggere soprattutto la zona di Cologna e la zona di Roseto Sud, che sono quelle più a rischio, sulle quali ovviamente noi abbiamo una grande responsabilità.